Io sono Patox e ben ritrovati in questo nuovissimo video sulle vostre combo, le miglior combo dei fan, questa volta 25, sul nuovissimo pacchetto Hang Time. E lo so, ho chiesto un tema che forse non tutti sono riusciti a partecipare, ma non preoccupatevi perché nel prossimo tema ci sarà il modello Headhunter. Potete usare qualsiasi skin che ha questo modello femminile. Quindi il tema principale per il prossimo sabato è proprio Headhunter. Quindi sbizzarritevi con lei e vediamo chi fa le combo migliori. Me ne avete mandate tantissime di combo, ma tantissime ne ho dovute scartare. Soprattutto quelle con la monetina di Joe Wick. Ne erano tantissime e tutte uguali. Mentre c'è stato anche chi mi ha inviato una combo originale, ma qualche giorno dopo qualcun altro ha inviato una combo simile. Purtroppo verrà inserito chi ha mandato la foto prima, perché sono molto molto simili. Ma adesso basta parlare. Intro e iniziamo. La prima skin ce la invia Nicolò Nonnato e non ci scrive nulla e ci invia il caro Grind con il mantello del caro Re dei Ghiacci versione grigio e bianco, il piccone di Lynx credo con il colore bianco, il ragnambrello che ci sta più che bene ed anche una scia che ci sta più che bene. Poi sempre con lo stesso modello Vess ED 17909 ci scrive: ciao Pazzox, spero ti piaccia, io l'ho fatta così perché mi piace il grigio e il nero. E infatti, come possiamo vedere, ci ha inviato le care ali di pietra che sono su quel piccolo grigio, forse un po' troppo rustico come colore, a differenza della lucentezza delle braccia che ha Grind. Però ci sta bene, subito dopo ha anche inserito la cara pala come piccone, l'ombrello nero di Joe Wick e la cara scia. Poi abbiamo Remendark01 che ci scrive: spero ti piaccia, sei il numero 1, grazie mille. Con la chitarra rosa metallara, il caro piccone del pacchetto fondatore di Salva il Mondo, il rarissimo deltaplano di Galaxy e la scia Glifo. Gabriel Dal Bosco ci scrive: la mia combo preferita, spero ti piaccia. E ci invia Clunch, questa volta di colore rosso, il piccone d'inferno, il deltaplano della carissima Demi e una scia che utilizzo anch'io molto molto spesso. Peccato che forse la scia non è molto colorata proprio come tutta la combo, però ci sta più che bene perché anche io ad esempio utilizzo la stessa identica combo. Poi abbiamo HiX24: ciao Pazzox, spero che questa skin ti piaccia, mi saluti, mi chiamo Francesco. Ciao Francesco. E ci invia Clutch versione rosa, che è usata pochissimo la versione rosa, con lo skate del caro orsacchiotto rosa, il piccone di Alla Deriva, il deltaplano della cara Zoe e la scia cuori e anche tutte le coperture di San Valentino. Veramente una gran bellissima combo e soprattutto tutta rosa. Poi abbiamo un'altra combo di Grind, versione grigia e nera. Non mi sarei mai aspettato tutte queste versioni di grigio e nero, sono sincero. Mi sarei aspettato sempre di più il dorato. E abbiamo questa volta il caro backpack dell'ama a diamante, il piccone del caro Jolly, l'ombrello di John Wick e questa volta però la scia fulmine o fulmini, che hanno una bella combinazione con tutte le coperture che hai inserito per le tue armi. Oh, questa mi è piaciuta tantissimo. Il King dei Cubetti che ci scrive: sono DHN-Ops. Bella, spero che questa combo finirà in tuo video perché ci sta troppo. E infatti il piccone di valore, Clutch rossa, il backpack dello sciatore canadese, un deltaplano che io non vedo l'ora di prendere perché non sono mai riuscito in tempo a comprarlo, e la scia Errore nel Sistema, una gran bellissima combo per chi ama il rosso e il bianco. E adesso che c'è anche la copertura di Takara, io ti consiglio di utilizzare quella. Poi abbiamo Veni Usistrai che ci scrive: ciao Pazzox, non mi sono trattenuto, ne ho messi davvero per tutti i gusti. Spero ti piacciono le combo, continua sempre così, grazie mille. E infatti ho scelto la tua seconda combinazione, perché le ali nere d'ombra con clutch gialla e nera, versione dorata o nera, le ali d'ombra ci stanno benissimo con tutti i simboli che ha lei dietro. Il piccone di lusso con il pollo che vola, che ci sta bene sempre per il colore, e la scia Norrico lucciole. Fatemi sapere, Pazzoli, se questa angolazione della camera, che è molto più HD della camera quella lì per i gameplay, fatemi sapere se vi piace molto di più. Poi abbiamo nome e cognome Matteo, e con la mia combo con le skin Nike, spero ti piaccia, ovviamente qui tutto comprato con il tuo supporto, grazie mille. E ci invia il caro
modello maschile di Hangtime, con questa volta lo scudo del Cavaliere Rosso, il piccone di Omega che ci sta più che bene per la colorazione nero e rosso del nostro personaggio, anche tu hai utilizzato il deltaplano della carissima Demi e la scia Errore nel sistema. Se Epic non si decide di fare altre scie con un colore rosso, penso che Errore nel sistema sarà strabusata per anni. Poi abbiamo da Vendicatore 004 che ci scrive: ciao Pazzox, sei un grande, il mio nick è Mr. Rosic e ho creato una cla... E anche qui finisce così. Non so perché l'email fa finire così brutte le email. Perché? Sicuramente avrei scritto altro. Ma ci invia la nostra Clutch, versione base, quindi grigia o argentata, con le ali d'argento di lusso, il famosissimo e rarissimo batticarne della skin Twitch Prime pacchetto 2, il comunissimo ombrellino della vittoria che con il colore che ha Clutch ci sta benissimo, e la scia fantasma, non mi ricordo, fatemelo sapere. Mattia Tommasoni ci invia la combo di Clutch versione rosa, questa volta con il backpack di Sapientona, il caro PC, con il piccone che credo quel piccone il piccone di Sculli, il deltaplano di San Valentino e la scia Glyphi per dare quella cattiveria in più in tutto quel rosellino. Una bella combo. Oh, poi abbiamo una Clutch cattiva. Zeko Neko, spero di averlo letto bene, non picchiarmi, ci invia la nostra carissima Clutch tutta rossa con le ali di Malevolenza, il piccone di Malevolenza, il drago della Valchiria di Fuoco e la scia di Lava. Tutto molto cattivo, ma ci piace così. Sebi 2103 ci scrive: ciao Pazzox, spero che ti piaccia la mia combo con le ali della stagione numero 6 della cara Vampirotta, un piccone che leggermente si avvicina all'azzurro chiaro, ma è stata una bella scelta il piccone del Cavaliere di Ghiaccio, il rarissimo deltaplano Mako che si sbloccava ai tempi a livello 25. Poi abbiamo Alessandra Agata che ci scrive: ciao Pazzox, sei divertentissimo, questa è la mia combo, e ci invia il caro backpack della cara Vedova Nera anche con il suo piccone e il deltaplano della nostra carissima Demi, che è strabello quel deltaplano, è veramente strabello. Diciamo che la scia, anche come il fan precedente, non è molto azzeccata, però per fortuna il piccone, il deltaplano e lo zainetto ci sta più che bene ed è anche originale. Ok, questa è stupenda, quando l'ho vista ho detto questa subito va tra le migliori. Pyro Rovinzi Gaming ci scrive: ciao Pazzox, l'ultima volta mi ero dimenticato del tema Rox, non fa nulla. Per ora ti mando questa, Clutch gialla, backboard banana, lo skate di Bananita, ascia di grandimento, è veramente raro, rarissimo vedere quel piccone, veramente non ho forse quasi mai visto un nemico con quel piccone, fatemi sapere quanti di voi hanno quel piccone. L'incrociatore come deltaplano e cuori non avevo scie gialle, non fa nulla, perché alla fine è un'ottima combo da vedere in game, soprattutto con quella lente. Puoi salutare Wish Spiris e il mio clan, ciao, spero di averlo letto bene. Oh, qui si va oltre il livello di rosa. Frank Gaming. Ciao Pazzox, spero che ti piaccia. E ci invia Clutch versione tutta rosellina, l'orsetto rosa a bambolina voodoo come backpack. Poi abbiamo il piccone di Alla Deriva, il deltaplano di Zoe e i soliti cari cuori. Un'ottima combo per chi ama il rosa. Però questa volta tu non hai utilizzato le altre coperture di San Valentino, ma quelle di un supporto a creatore. Cancer ci invia Grind versione stavolta d'oro e nera con il mantello della cara bella donna della season numero 6, e questa è stata una genialata. Il piccone di lusso e il suo diamante fa la combo con l'ombrello comune che è più o meno lo stesso colore del diamantino in mezzo, e la scia balistica, una gran bellissima combo. E Alex Emanuele invece ci invia questa volta non la bambolina voodoo ma il conietto pazzerello di Incubanni, con il piccone del coro jolly, l'ombrellino di Ninja Wick e sempre la scia maletta che hanno messo tutti. Ehi là, un grind tutto rosellino. Ciao Pazzox, sono Dig. Ti avevo già mandato una combo con Clutch, ma mentre stavo a parlare con i miei amici mi è venuto in mente un'altra combo molto nel a parer mio. Un'altra combo molto nella a parer mio. Forse lo devi scrivere molto bella. Nel apparel mio, spero ti piaccia.
skin green, zaino backboard stile coccola, lo skate dell'orsacchiotto rosa, il piccone di ala deriva, deltaplano, l'ombrello, penso per combinarle alle mani del caro Grind, perché le mani sono le uniche cose che in questa versione del colore non sono colorate. Combo originale, perché quasi nessuno mi ha inviato un grind del genere. Ma Francesco Pellegrino va contro a quella skin tutta pucciosa rosa che abbiamo visto prima con la bambolina voodoo, perché questa volta lui non solo inserisce la bambolina voodoo dell'orsacchiotto rosa, ma anche il suo piccone, il deltaplano e sempre la cara scia dei cuori. E vedo lì la canzone del bambaro lucente! Oh, questa è fantastica! Senpai e ci invia Clutch versione d'oro con le ali di Sunbird, che non è un colore molto molto vicino a quel dorato, però ci sta bene, visivamente è bello da vedere. Il piccone di Chiave Master, il pollo come deltaplano e la scia lucciola, lucciole, luccioli, lucciola, lucciole. Ci scrive: mi saluti, mi chiamo Giuseppe Catafano, col cuoricino. E ci invia, molto molto distante, Grind con il mantello congelato del Re dei Ghiacci versione d'oro, il piccone di lusso, il deltaplano tutto bello dorato e la scia, credo sia sempre lucciole. Poi abbiamo Pirjus che ci invia, Ciapa, che ci scrive: ciao Patrus, spero che ti piacciono, scegli quella che ti piace più e... queste mail che non continuano la frase. E io ho scelto questa perché è una clutch, la solita clutch tutta rossa, ma tu hai utilizzato il lama tutto rosso, che nessuno mi ha inviato il lama rosso. Il signor Simone Carrieri non ci scrive nulla, ma ci invia una clutch molto molto amante del sushi, perché il backpack del sushi, nonostante è un colore ben diverso dal rosso, ci sta più che bene dietro. Ma ecco tutta la combo a tema sushi, perché oltre al rarissimo piccone che ha inserito anche l'ombrellino di carta, ma anche la carascia con le lanterne, quindi questa combo merita davvero tanto. E l'ultima combo di oggi ce la invia Sauro, con scritto: ciao Pazzox, sono Giulio e queste sono le combo che uso più con Green, perché il backpack che ha inserito ci sta veramente da Dio. Che questo dovrebbe essere il backpack di uno starter pack che non ricordo bene il nome, perché non è uno starter pack che utilizzo spesso. Il piccone di Lynx versione bianca e l'ombrellino di John Wick. Che dire, pazzotti, spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate e soprattutto inviate le vostre combo a queste mail, questa volta a tema Headhunter, quindi qualsiasi skin con questo modello femminile Headhunter. Quindi mi raccomando, va bene Sogno, va bene Sempre Centro, Laguna, eccetera eccetera, tutte le skin con lei. Ricordate di supportare questo creatore per avere sempre di più queste serie e noi come sempre ci vediamo con dolcissimo e caranissimo.